E buongiorno ragazzi, come state? Oggi è il 25 di dicembre e buon Natale, vi auguro anche buon anno perché probabilmente quando uscirà questo video sarà sicuramente dopo le festività. Quindi vi faccio adesso gli auguri, quindi buon Natale e buon anno. Sì, lo so che quando uscirà il video sarà tardi, però meglio tardi che mai. E oggi proprio nel giorno di Natale sono in questa area di servizio che si trova tra la città di Shanghai e di Suzhou, nel mezzo dell'autostrada di Shanghai e Suzhou, che si chiama Yangcenghufuqi, un'area di servizio molto bello, molto famoso, e oggi vi porto a vedere con me. Eccolo là, l'area di servizio. Andiamo insieme a vedere cosa c'è dentro. Tra l'altro ragazzi, guardate quanto è grande questa area di servizio. Ecco qua l'entrata. Bello, eh? Tipico stile architettonico cinese questo. Eccoci qua ragazzi, entriamo. Guarda che bello. Entrati, subito davanti vedo un'auto elettrica, dovrebbe essere della SAIC IQ. Qua a destra ci sono le street food, no? Guardate che bello questo specie di fiume, no? Con decorazioni, lanterne. Fatto molto bene, ai vostri lati qua ci sono le cose da mangiare, street food. A me piace molto questo youtiao, il pane fritto, uno dei miei cibi preferiti per colazione. Qua potete comprare un po' di dolci tipici della zona tra Shanghai e Suzhou. Di qua abbiamo un po' di souvenir. E poi c'è il Burger King, qualora non vi piace il cibo cinese. Guarda che bello anche il ponte. Tanto scendo, guardate qua. Che carino. Molto tipico è questo corso d'acqua con tutte queste decorazioni. Quindi sulla parte di destra abbiamo tutta la parte di cibo, e poi qui è il negozio di auto elettrica cinese. Ce n'è uno qui, poi ce n'è un altro anche di là. C'è un mini bar. Vediamo dentro cosa, che auto abbiamo. Hi-Fi, che ve l'ho già fatto vedere. Qui abbiamo Zeekr, molto bello. Dopo andiamo a dare un'occhiata. Smart. E poi lì c'è Arc Fox, che non vi ho ancora parlato, ma ve ne parlerò molto breve. Zeekr 007, molto bello. La nuova berlina uscita della casa Geely, guardate. E poi l'MPV Zeekr 009. Ovviamente tutti i brand delle auto hanno l'MPV e poi la Zeekr X. Molto molto carino, molto bello è fatto casa di l'auto concessionaria di Zeekr. Nel frattempo ho preso i due Deplian per il Zeekr 007 e Zeekr 009 MPV, che poi ve ne parlerò in un altro video, anche perché Zeekr 007, la presentazione ufficiale, lo faranno il 27 di dicembre, ma l'auto è già fuori in esposizione. Volevo fare un video, solo che non l'hanno voluto, quindi mi tocca farlo dopo il 27 dicembre, perché non fanno vedere gli interni. Guardate anche le tazze per il tè, i vari souvenir. Questi sono i dolci
Yueping, tipici della Mid Autumn Festival. Poi qua abbiamo il Naicha, non poteva mancare. E poi questi sono le lingue di anatra, che io non riesco a mangiare. Come vi sembra questo posto? Molto, molto speciale, eh? Un'area di servizio così molto particolare. E anche qua le varie specialità della zona. Andiamo a vedere di là. Guardate che bello. Di qua cosa abbiamo? Di qua abbiamo il ristorante, poi al secondo piano c'è il ristorante dei robot, dove non ci sono i camerieri ma ci sono i robot. Dopo andiamo su. Di là si può fare un po' di shopping, non di cibo ma di vestiti e altre cose. Questa parte è la parte dedicata alla ristorazione, fast food. Corso d'acqua lungo tutto questo spazio qui, poi cielo finto, un po' di macchinari per provare la VR. E anche qua abbiamo il concessionario per le vendite delle auto elettriche. Vediamo cosa abbiamo qua: Rising. Poi di là c'è la Leap Motor, qua c'è Neta, non vi ho ancora parlato, ve ne parlerò. Smart lì, e poi questo è la serie Galaxy di Geely. Ai lati di quest'area di servizio ci sono questi concessionari delle auto elettriche. Caffetteria di là, Mouse Cafe, cioè il caffè dell'escremento del gatto. Vabbè, io non l'assaggio. Poi da questa parte si può anche uscire e godere di questo bellissimo giardino stile cinese che c'è qui in questa area di servizio. Guardate qua, che bello. Area di servizio con questo giardino stile tipico cinese. L'acqua che è un po' ghiacciata, ragazzi, in questo periodo è il periodo più freddo qui a Shanghai. Infatti, parlando con le persone, mi hanno detto che non hanno mai, diciamo, avuto un periodo così freddo. Fa molto freddo soprattutto perché qui, a parte gli hotel, ma nelle case a Shanghai non ci sono riscaldamenti, quindi fa ancora più freddo, a differenza invece delle case del nord della Cina, dove i riscaldamenti, dove fa molto più freddo, ovviamente lì senza riscaldamento non puoi stare. Invece tutte le case a sud della Cina non hanno il riscaldamento. Se andate negli hotel, in tutti gli hotel c'è il riscaldamento. Yangzhenghu è famoso per il granchio. Adesso è un pochino prestino, però vado a mangiare un granchio giusto per provare il ristorante, quello del robot che dicono loro, no? Andiamo a vedere. Da questa parte c'è il ristorante. Guardate quanto sono grossi questi granchi. Granchi. Scegliete qui il cibo e poi ve lo cucinano su. Qua c'è la ragosta. E magari prendo uno di questi granchi. E questi granchi piccolini sono i granchi del lago di Yangzhen. Non so se provare questi o provare quell'altri. Eccolo qua, alla fine ho scelto questo granchio da 1, quasi un chilo. Andiamo a vedere il ristorante dei robot. Guardate lì i robot camerieri che stanno servendo.
adesso è vuoto perché è prestissimo. Ragazzi, sto mangiando alle 11:30, che è normale qui, ma non in Italia. Ragazzi, il mio Natale qui in autogrill mangiando un granchio. Il robot che mi serve un po' di tè e snacks. Prendo il tè. Grazie robot. Si chiude da solo e se ne va. Ciao. Carino il panorama da qui. Sarebbe stato bello mangiare fuori, lì. Peccato che fa troppo freddo. Ragazzi, ecco qua è arrivato il mio granchio. Vediamo. Spostiamo intanto questo. Wow. Guardate. Granchio. Mamma mia. Quanto è pesante. Il mio pranzo di oggi, il granchio più il riso bianco. Buon Natale e buon appetito, ragazzi. Assaggiamo com'è. Ah, zenzero. Ok, wow. Guardiamo. Non è male, eh. C'è tanta, tanta carne, soffice, morbido. E cucinato bene. Assaggiamo una chela del granchio. Non è così duro l'esoscheletro del granchio. Cioè, credevo fosse molto duro perché essendo così grande invece è molto, si rompe molto facilmente con i denti. Guardate dentro quanta carne c'è. Guardate quanto ho mangiato, ragazzi, l'ultimo pezzo. Uff. Non ce la faccio più. Finito. Guardate qua. Bello, adesso andiamo a pagare. Finito di mangiare, quanto ho pagato? 342 yuan. Quanto saranno? 40 euro per un riso bianco e quel granchio gigantesco. Andiamo sul ponte, così vi faccio vedere il panorama dall'alto. Eccolo qua, guardate qua. Quanto è bello. Adesso piano piano, che siamo nel pomeriggio, si sta riempendo di gente. Sembra di essere in una città, Veramente molto bello, ragazzi. Quindi se vi capita di passare da questa parte, quindi sull'autostrada che va da Shanghai a Suzhou o da Suzhou a Shanghai, sicuramente dovete fermarvi qui e visitare questa area di servizi. Assolutamente ne vale la pena perché è molto bello dentro, molto particolare, molto stile cinese, no? E dire, ragazzi, per questo video è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate di quest'area di servizio, se vi piace oppure no. Mi ha meravigliato tanto quest'area di servizio, molto molto bello, però diciamo me lo sarei aspettato dalla Cina. Bene ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo posto, scrivetelo qui sotto nei commenti. Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Bye bye!